ragazzi, vi ricordate il video con i mattoncini luminosi Lego compatibili che avevo fatto? Non c'entra assolutamente nulla con questo. Se non c'entra il fatto che anche questo mi è arrivato dall'America, portato dalla mia amica Federica, che erano le cose che avevo spulciato visto in America e mi piaceva provare. È il Gravity Maze, un gioco di logica. Ah, la bella notizia è che si trova anche in Europa. Vi dico alla fine come procurarvelo attraverso Amazon Inghilterra, senza nessun prezzo di spedizione, se per caso vi ispira. Il bello, vedete, in questo set abbiamo una base griglia di 4x4, abbiamo diverse torri, 9 in tutto, che attraverso cui devo far passare, se vedete ci sono vari cunicoli, la biglia da un punto iniziale, che è quello col puntino bianco qua spiegato nelle schede, fino a un punto finale che è sempre quello rosso. E ci sono ben 4-5 livelli di difficoltà che vanno dal principiante, noi li proveremo tutti, fino al livello estremo, e alla fine vedete che proveremo anche il livello 60, il livello estremo di logica. Un gioco di logica, di spazialità, di capacità di risolvere i problemi. Devo dire che è bello allenante, mi è piaciuto, ci sono delle sfide molto interessanti. Ci sono ovviamente anche delle regole da rispettare. Possiamo mettere le torri sia in orizzontale che in verticale, però le torri ad esempio devono essere sempre stabili, non possiamo fare un doppio salto alla biglia. La biglia non può cadere su un cunicolo non cunicolo, quindi su un piatto verticale. La biglia non può fare più di due rotazioni. Se mettiamo se mettiamo un pezzo orizzontale, questo non può uscire dalla griglia di 4x4 dove costruiamo il tutto, eccetera. Una serie di regole che ovviamente rendono il gioco fattibile e che però non lo limitano, perché ci sono a volte più soluzioni per risolvere uno stesso problema. Vediamo il livello beginner, il più semplice, quello verde proprio. Ok, avete visto, c'è una posizione iniziale, dal puntino bianco bisogna far partire la biglia, bisogna farla arrivare fino alla biglia d'acciaio, fino al pezzo rosso. Mi sono aiutato, perché ho visto che nelle regole non era vietato, facendo cascare volta per volta la biglia e vedendo se arrivavo fino alla soluzione. Vedete, vado a combinare le varie torri fino a quando zac 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 la biglia, avete visto, arriva fino al pezzo finale. Ma andiamo al livello intermedio, livello numero 21 su 30, dove pian piano le sfide, devo dire, iniziano ad essere più interessanti e più creative. Soprattutto bisogna iniziare appunto a capire sempre meglio come funziona la spazialità e come cadrà la biglia da parte a parte. In questo caso avete visto, c'è un pezzo viola che va messo in orizzontale per far arrivare la biglia da un posto all'altro. Il pezzo viola deve essere messo stabile, per cui vi dicevo ci sono le regole da dover rispettare, per cui ci vuole un po' di pratica per riuscire ad arrivare fino alla fine. Vedete, risultato raggiunto. Dietro ogni carta trovate quelle che sono le soluzioni. Davide, giro la carta, Davide, eccola qua, vedete, ci sono le soluzioni per potervi aiutare, che vi mostrano sia la disposizione delle torri in orizzontale, in verticale, sovrapposte una sull'altra, non si può sovrapporre più di tre torri, e poi avete visto anche il tracciato, quindi quale sarà il percorso proprio della biglia. Passiamo al livello d'azzurro, livello avanzato, 36 su 60, inizia a essere un attimo più complicato. Abbiamo ancora in questo caso solo torri verticali, dopo dobbiamo iniziare a capire come sia possibile anche sfruttare, avete visto, la stessa torre di partenza, per cui ho fatto partire la biglia, è andata in quella gialla, è tornata su quella azzurra e poi è andata dentro fino ad arrivare a quella rossa, e questa è la soluzione, quella precisa proprio indicata anche dalla carta. Ora passiamo al livello esperto, 50 su 60, questa ce l'ho fatta. Ci ho messo mezz'oretta a farlo tutto, anche perché era la prima volta che lavoravo con un pezzo in orizzontale da mettere, e devo dire che non è semplice, perché appunto i cunicoli sono tanti, le possibilità sono tante, e ecco qua, arrivato, ce l'ho fatta, ve l'ho super accelerato, altrimenti stavate qua con me a mezz'ora a trovare la soluzione, ma ovviamente ve la lascio trovare a voi quando provate il gioco, che è veramente molto divertente. Ho provato a fare, adesso vedete questa è la soluzione dietro, anche la soluzione se è complicatina, a fare anche il livello 60, il più difficile, ma gliel'ho data su perché dopo un'ora e mezza di gioco ho dato un'occhiata alle soluzioni, come vedete, comunque molto bello. Vi dicevo, come procurarvi questo gioco che mi è arrivato dall'America? Per fortuna è venduto anche da Amazon Inghilterra ad un prezzo onestissimo, anzi adesso anche in offerta, e lo potete far arrivare da amazon.co.uk con il vostro account Amazon italiano in Italia senza spese di spedizione, e quindi risolto il problema di far arrivare anche un gioco, ad esempio come quelli della Think Fun, scusate in inglese, un gioco americano. Per qualsiasi informazione, se non è chiaro eccetera, potete scrivermi qui sotto nei commenti, vedete il risultato, grande ultimo livello, ma con la soluzione, ma ce la farò anche senza, che perché dopo un po' i livelli sono 60, ma credetevi, si dimenticano le soluzioni. Per questa informazione qui sotto nei commenti, vi aspetto al prossimo video, un pollicione, a presto, alla prossima, ciao ciao.